in judo può rendersi veramente indipendenti e annullare quelle che sono le differenze con gli altri ragazzi vedenti, visto che possiamo portarsi alla pari con loro. Le arti marziali come veicolo per lo sviluppo fisico e spirituale. Ha fatto tappa a Polpette di Ponte nelle Alpi la Judo Academy, il progetto itinerante nato dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e la Fondazione One Sight Essilor Luxottica. Un'iniziativa che ha visto scendere assieme sul tatami del Palazzetto dello Sport alcuni atleti agonisti con tanto di cintura nera e neofiti animati dal desiderio di vestire il tradizionale kimono e cimentarsi nella disciplina. Una splendida iniziativa perché può, oltre che aiutare le persone che già praticano la judo, infatti è stato anche per me così, perché in queste due tappe che abbiamo fatto a Milano e questa a Belluno ho già imparato molte cose nuove che poi mi serviranno per allenamenti o care, ma poi soprattutto può coinvolgere anche nuove persone che magari non hanno mai praticato judo. Due giornate dedicate allo sviluppo dell'armonia psicofisica attraverso attività per il potenziamento dell'equilibrio e della coordinazione motoria per una disciplina che è sì individuale ed è pure profondamente legata agli elementi di integrazione e inclusività. Il judo è un lavoro di squadra anche se è uno sport individuale, perché serve per aiutarsi l'un l'altro e per poter apprezzare di più il concetto di unione.